Nelle Marche 200 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso con 70 automezzi, quasi 400 gli interventi svolti. L'attenzione si sposta nel sud della regione dove è scattata l'allerta arancione. Residenti e commercianti alle prese con acqua e fango a Pesaro, è iniziata la conta dei danni. Il sindaco Ricci annuncia la richiesta dello stato di emergenza in tutta la provincia. Maltempo a Fano, la strada comunale di Sant'Elia resta chiusa, interventi per frane, smottamenti e alberi caduti. Il punto con l'assessore Bruno. Esterni devastati dal fango e cucine impraticabili, il ristorante da Ciavarini è finito di nuovo sott'acqua. Nessuno, e dico nessuno, cerca di mantenere in ordine e in efficienza l'albero fluviale. Non gliene frega niente nessuno, purtroppo. Rio Pinaccio esondato e forti mareggiate, danni ingenti agli stabilimenti balneari. A Ponte Sasso la spiaggia non esiste quasi più. Ogni ondata che faceva il mare l'acqua usciva dal canale e sono andato io a liberare le caditoie per fare in modo che scolasse, altrimenti continuava e andava a finire anche dietro i condomini. L'ex ferrovia come un torrente in piena, lo sfogo dei residenti di Via Regolo a Cuccurano di Fano che hanno tentato di limitare i danni con una paratia anti-allagamento fai da te. Come si era già preannunciato, gli era stato detto, pulita, non l'hanno voluto pulire. E che risultato. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Tregua del maltempo a Pesaro. All'indomani della forte pioggia scesa in provincia, cittadini e negozianti hanno iniziato la conta dei danni alle attività commerciali e ai garage. E allora vediamo il servizio con le interviste realizzate da Marco Lonigro. È trascorso il secondo giorno dell'allerta meteo arancione. A Pesaro e provincia inizia la conta dei danni. La pioggia abbondante caduta nella giornata di ieri ha lasciato parecchi ed evidenti segni. Tanto fango nei garage e negozi. I commercianti, come testimoniano le nostre immagini raccolte questa mattina, lavorano duramente per ripulire i locali e riprendere l'attività. La situazione è quella di un mare di fango che dobbiamo togliere e siamo un po' preoccupati più che altro per l'impianto elettrico perché non sta funzionando. A parte questo, la fortuna è stata che è successo di sotto. C'è una stima dei danni? No, ancora no, perché è successo meno di 24 ore fa, quindi adesso continuiamo la battaglia contro il fango, poi dopo vedremo di fare i conti, insomma, di quello che abbiamo dovuto buttare via. Com'è stato ieri scoprire tutta questa situazione, tutto questo fango? È spiacevole, nel senso che ci siamo trovati a un certo punto con un'ondata d'acqua che arrivava qui da sud e quindi abbiamo cercato un po' in emergenza di chiudere le porte, non è servito a molto, poi abbiamo recuperato fortunatamente una pompa da una signora qui davanti, quindi abbiamo cercato di contenere i danni per come potevamo. Com'è la situazione? Ah, la situazione è che adesso abbiamo liberato tutto il garage con l'acqua, adesso c'è rimasta tutta la melma, adesso faremo pulire tutti i garage con questa melma, la facciamo togliere dallo spurgo e poi cerchiamo di rimetterci un po' in sesto. Le auto sono completamente distrutte? Le auto sono tutte da vedere, ma speriamo di no, spero per i proprietari perlomeno. Poco dopo le 11 eravamo qui a lavorare, a un certo punto abbiamo visto proprio un fiume di fango, perché quello era, da vederlo saranno passati 30 secondi, ci ha inondato praticamente il negozio, loggiato il negozio, ha cominciato a entrare l'acqua, praticamente è arrivata fino allo zoccolo qui del bancone e poi per non parlare laboratorio e magazzino che abbiamo tutto dietro, forni, macchinari e quant'altro, praticamente avevamo una scarpa se non di più di fango e acqua. Quindi danni importanti, danni gravi. Importanti, oggi siamo chiusi non solo per pulire ma perché non vanno i frigoriferi, non vanno la ghiacciaia, i forni di là e quindi siamo fermi fino a che oggi pomeriggio non vengono a vedere i tecnici e sentiamo quello che ci dicono. Si poteva fare qualcosa per evitare questa storia? Allora, secondo noi, siccome già sono un paio di giorni che dicono di questa allerta meteo, secondo noi almeno passare
il comune passare con i sacchi di sabbia. Li ha messi alle porte, alle vetrine, qualcosa avremmo risolto. Ma i danni sono stati molti, perché effettivamente nel momento in cui ci dobbiamo all'improvviso togliere strutture, diciamo, interne, all'improvviso portarle via, non sai dove e come, e dietro il sedere vedi arrivare l'acqua, sei costretto a correre, a andare via, perché se no ti affughi, rimani schiacciato dall'acqua, perché ieri è successo questo. Ma questa situazione si poteva evitare in qualche modo? Ma le situazioni si possono sempre in qualche modo evitare, però certamente noi, se siamo avvisati che c'è un qualcosa, ci interessiamo, ci diamo da fare, facciamo di tutto per dare una collaborata, ma è a monte che bisogna naturalmente rivedere il problema, a monte, nel senso, noi qui è la terza volta, io qui 3 alluvioni ho preso. La stessa cosa, sempre il ponte chiuso, il ponte allagato, l'acqua dentro l'autoscuola, davanti. E quindi le stesse cose. Il perché naturalmente le dovranno vedere chi ne ha le competenze. Le scuole domani riapriranno, tranne l'Ipsia Benelli di Pesaro, che a causa dei danni del maltempo resterà chiuso nella giornata di domani, giovedì 18 maggio. L'allagamento di queste ore ha infatti colpito anche il piano interrato della scuola, con l'acqua che è arrivata fino alla cabina elettrica. Nonostante i lavori siano proseguiti incessantemente da ieri, anche nell'intera nottata e nella giornata odierna, evidenzia il dirigente provinciale dell'edilizia scolastica Maurizio Bartoli, l'acqua rimanente impedisce la riattivazione dell'energia elettrica da parte dell'Enel. Si continua a lavorare costantemente con i mezzi per abbassare il livello dell'acqua. Si conta in ogni caso di riaprire la scuola nella giornata di venerdì 19 maggio. E oggi pomeriggio è scattata l'allerta arancione nel sud delle Marche, tra Macerata, Fermo e Dascoli, in previsione di possibili precipitazioni consistenti nel corso della notte. Nella parte restante della regione è confermata l'allerta gialla e le scuole verranno riaperte. Durante la riunione del centro operativo della Protezione Civile, Simona Zonghetti ha fatto il punto con l'assessore regionale Stefano Guzzi. Assessore, rimane alta l'attenzione sulla Regione Marche. Oggi si è svolta la riunione del centro operativo regionale in collegamento con le strutture operative locali della Protezione Civile e delle prefetture marchigiane. Che cosa è emerso durante l'incontro? La parte nord della nostra regione, quindi intendiamo provincia di Pesaro Urbino e provincia di Ancona e anche quella di Macerata, diciamo che ormai sono fuori da questa emergenza, perché le piogge ormai sono più o meno terminate, ma anche là dove hanno insistito fino alla mattinata i fiumi erano tutti monitorati ed non c'è stata alcuna esondazione. Diciamo questo, che nonostante le difficoltà della forte pioggia, i fiumi delle Marche hanno tenuto tutti fino a questo momento. In questo momento l'esondazione si sposta a sud. Siamo in difficoltà nella provincia di Fermo, lungo il Tenna. Qualche sofferenza l'ha avuto il fiume Potenza in provincia di Macerata e forse stasera potrebbe andare in sofferenza anche il Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sta piovendo, dovrebbe piovere anche durante la prossima notte. Tant'è che l'allerta che era arancione a Pesaro, Urbino ed Ancona e gialla nelle province del sud, da oggi è invertita. Da oggi è gialla Pesaro, Ancona e Macerata ed è arancione Fermo ed Ascoli. Però così come è avvenuto nella provincia di Pesaro Urbino ed in quella d'Ancona, come dicevo prima, i fiumi principali hanno retto, non c'è stata esondazione in nessun fiume. Se prendiamo il Foglia, il Cesano, il Metauro, il Misa è andato molto in sofferenza ieri, abbiamo temuto molto per la città di Senigallia, invece ha retto, diciamo, l'urto di questa fortissima pioggia. E invece in sofferenza purtroppo sono andati tutta una serie di fossi minori, il cosiddetto reticolo minore diffuso sul territorio. Ci sono stati diversi disagi e anche diversi danni. A Pesaro è esondato il Genica, che attraversa proprio la città e ha creato parecchi disagi e diversi danni.
a Senigallia è esondato un fosso che passa all'interno di una frazione, si chiama Le Saline, e ha creato parecchi disagi, così come a Marotta il rio Crinaccio e anche alcuni altri torrenti, diciamo, sotto Marotta di Mondolfo. Ecco, c'è stata il tavolo a Gradara e Gabice Mare, ci sono state tutta una serie di, diciamo, di pressione di acqua per la tantissima acqua che è caduta, però non si sono creati pericoli. C'è stata una grossa bomba d'acqua a Sasso Corvaro Uditore, e lì siamo intervenuti come protezione civile, e lì forse ci sono frane e allagamenti in maniera più assidua rispetto ad altri territori. Ecco, ma sono state chiuse anche diverse strade provinciali? Le strade provinciali sono 26 o 27 quelle chiuse, o perlomeno quelle sulle quali si sta lavorando per liberarli da frane, perché poi questa enorme pioggia ha appesantito il terriccio che spesso è franato sulle strade. Ma frane particolarmente pericolose non ce ne sono, se non appunto alcune sul Montefeltro, Auditore, e anche sul San Bartolo in qualche caso, però si stanno ripristinando. Il pericolo non è tanto la frana che arriva il terriccio sulla strada, il problema è un'eventuale esondazione dei fiumi, cosa che, ripeto, non è avvenuta, anche per il lavoro che abbiamo fatto come Genio Civile in questi mesi scorsi, che abbiamo sistemato parecchie parti dei nostri fiumi. Adesso questa tensione appunto si sposta a sud, quindi mentre nella parte nord, adesso oserei dire, l'abbiamo superata, allertando prima, chiudendo le scuole in anticipo, predisponendo i nostri volontari, oltre 300 volontari sul territorio che hanno operato, i vigili del fuoco, quindi ecco, l'abbiamo gestita bene, senza creare grossissimi disagi o pericoli per la popolazione. Ecco, nel sud è in queste ore che sta avvenendo un po' la stessa situazione. Basta dire che l'acqua che è caduta, 80 mm nel Pesarese e 60 nell'Anconetano, è l'acqua che cade in due mesi di questi periodi di cadute, in una sola notte di fatto, in una sola mattinata. Quindi non si tratta tanto di esondazioni, si tratta di alcuni fossi che non hanno retto l'urto, i fossi più piccoli, e la grande pioggia che si è accumulata, unita ad alcune frane che hanno creato forti disagi anche alla circolazione. Torniamo a Pesaro, dove nel pomeriggio il presidente della provincia Giuseppe Paolini e il sindaco Matteo Ricci hanno incontrato la stampa e annunciato che è stato chiesto ufficialmente lo stato di emergenza in tutta la provincia. Abbiamo superato il momento critico, l'onda lunga. E la pioggia che è caduta è stata tanta, è caduta su tutta la provincia, ha creato dei danni enormi su tutta quella che è la viabilità della provincia, e piano piano stiamo tornando alla normalità per il transito, ma non naturalmente per le strutture e per i lavori che bisogna fare. Qui servono parecchie centinaia e se non qualche milione di euro per rimettere a posto tutto. Le strade chiuse sono 25 strade chiuse per frane, e abbiamo praticamente anche dei cadute di alberi eccetera, ma quelli sono stati ripristinati, però per frane sono 25 e molte di queste sono state riaperte a senso unico alternato. Nei prossimi giorni si lavorerà per rendere il più possibile transitabili, ma il problema rimane degli smottamenti e delle frane che purtroppo con queste piogge sempre di più saranno, e sempre più sono i problemi che creeranno per la viabilità e anche per la sicurezza dei cittadini e di chi viaggia in auto. La scelta di chiudere anticipatamente le scuole è stata valida. Io sento molti che dicono, io nel momento in cui mi dicono che c'è un'allerta, un allarme rosso, io prima di mandare a scuola un bambino ci penso 10 volte. Io parlo bambino perché da me ci sono le scuole elementari, però anche su tutta la provincia, anche sugli studenti, abbiamo deciso di chiuderle. La sicurezza viene prima di tutto, per cui se non è possibile le scuole si chiudono e si riaprono, domani riaprono tutte in tutta tranquillità e calma. Sì, sono state davvero ore difficilissime ieri con l'esondazione del Genica e di altri fossi in giro per la città, e poi la notte è passata a guardare il fiume Foglia, perché per fortuna il fiumaretto è stata gestita bene la diga di Mercatale, altrimenti avremmo avuto danni ulteriori. Non ci sono danni a persone, questo è un sospiro di sollievo che tiriamo, le previsioni stanno migliorando, però abbiamo una marea di danni, un danni
pubblici, a strade, frane, smottamenti, a edifici pubblici, a impianti sportivi e poi tanti danni anche ai privati, perché dove è entrata l'acqua ha fatto danni. Abbiamo chiesto lo stato d'emergenza e oggi mi sono sentito sia col presidente Acquaroli che con il presidente Bonaccini, perché tutta la provincia di Pesaro Urbino ha bisogno di aiuto, perché questa volta da soli non ce la facciamo. Domani riaprono le scuole perché il tempo è migliorato, abbiamo fatto bene a chiuderle in questi due giorni, soprattutto ieri, perché immaginate se ci fossero state le scuole aperte, che situazione, che caos avremmo avuto in città. C'è un numero che serve per raccogliere i danni, quindi il pubblico ovviamente faremo da domani la conta dei danni, anche se la priorità ancora è liberare le strade, però tutti i privati che hanno avuto danni possono scrivere a alluvione2023@comune.pesaro.pu.it o telefonare allo 0721 387 789, perché oltre al resoconto dei danni pubblici dobbiamo fare un resoconto dei danni privati, poi sarà la provincia che gestirà tutta la procedura dello stato d'emergenza. Nei prossimi mesi cambierà la gestione delle pulizie, delle fogne, dei tombini? Ma sono stati fatti, l'allerta è stata data, ci ha consentito anche di fare molti lavori preventivi, quindi sicuramente quello è un lavoro da fare, da continuare a fare, però insomma qui stiamo parlando di allagamenti che non dipendono dai tombini. Dai tombini dipende l'allagamento quando c'è un acquazzone. Qui purtroppo si sono riempiti tutti i fossi che avevamo, si è riempito il torrente che in genere è secco, perché il Genica in genere è secco, si è riempito nel giro di mezz'ora, quindi è stata una dinamica molto diversa da un acquazzone. Però è ovvio, la determinazione nel pulire ancora di più i tombini e tenerli puliti, a maggior ragione dovremo avere nei prossimi mesi. La CNA di Pesaro e Urbino, come avvenuto in occasione di eventi meteo estremi, si mette a disposizione dei propri associati e di tutte quelle attività che hanno subito danni a causa del maltempo. Al fine di rendere più celere ed agevolare le segnalazioni, CNA invita coloro che volessero denunciare danni materiali e ripercussioni alla propria attività a raccogliere documentazione fotografica e video e fare una prima stima scritta dei danni subiti. A tal fine l'associazione di categoria ricorda che è a disposizione uno speciale fondo dell'EBAM, l'ente bilaterale dell'artigianato, che in caso di calamità naturali mette a disposizione il 40% fino ad un massimo di 10.000 euro per il ripristino dell'attività lavorativa. E a Fano sono state più di 150 le segnalazioni pervenute al COC tra ieri ed oggi, più di 80 invece le unità operative impiegate a gestire l'emergenza. A fare il punto della situazione è l'assessore ai lavori pubblici Brunori. La situazione dell'allerta oggi è decisamente migliorata, tanto che da queste prime ore del pomeriggio l'allerta passerà da rossa a gialla sino alla giornata di domani. Ci rassicura e ci ha aiutato tantissimo il fatto che si è sospesa la pioggia, questo ci ha consentito di riaprire delle strade Rocco Sambaccio, Sant'Andrea, Carignano, Camminate e La Gazza. L'unica che è oggi è interdetta è quella di Sant'Elia, perché è fortemente compromessa nella pavimentazione. Sui fossi di Ponte Sasso siamo intervenuti su tutti e quattro, quindi sia quello di Rio Crinaccio, Rio Marsigliano, siamo intervenuti anche sul Santa Vittoria, siamo intervenuti sul fosso di Tombaccia, lasciando invece una piccola parte che è quella di competenza del consorzio di bonifica che abbiamo sollecitato, siamo intervenuti in altri fossi diffusi in città, se pensiamo a Gimarra, a Bellocchi e comunque anche a Carrara piuttosto che a Cucurano, in altre parti dove veramente ieri con grande sollecitudine voi cittadini proprio ci avete segnalato attraverso il servizio del COC, un servizio straordinario e preziosissimo. Siamo intervenuti anche in tutte quelle che sono le frane, gli smottamenti, cose che abbiamo sistemato e naturalmente con l'acqua di stamattina qualcosa magari probabilmente è risceso, ma asciugandosi nei prossimi giorni riinterveniamo dove siamo già passati per ripulire al meglio quello che eventualmente può essere riscivolato. Si parla di Sant'Andrea, Rocco Sambaccio, Monte Giove, ma anche sulla Selva, quindi su quella strada che congiunge Centinarola a Fenile. Anche diverse alberature sono cadute, via Dante Alighieri, se pensiamo che delle alberature sono cadute anche su delle macchine parcheggiate sul parcheggio del Vanvitelli, comunque le alberature sono state tutte rimosse.
Da ieri siamo intervenuti anche in una fase di controllo anche nelle scuole, dove abbiamo notato delle piccole infiltrazioni d'acqua, riempendosi fortemente i tetti di acqua, cosa che abbiamo iniziato sicuramente a liberare, e laddove ci sono delle situazioni invece di infiltrazioni di diverso carattere, c'è proprio un piano di lavoro specifico che siamo pronti a svolgere. Il numero del centralino, della protezione civile, malgrado entro la serata si appunto chiuderà quella che l'emergenza e quindi anche il COC, resta a disposizione fino a questa sera, il numero è 0721 162 6682. Per quanto riguarda il livello del torrente Arzilla, si è decisamente contenuto, in queste ore quindi è sceso, e oltre ad aver creato importanti danni alla foce, perché ha smantellato l'impalcatura delle ferrovie dello Stato che erano sulla terza arcata proprio per una messa in sicurezza di quello che è il ponte dove è attraversato dai veicoli, e quindi adesso nelle prossime ore verrà ripristinato il cantiere, ma soprattutto ha consumato e portato via tutta quella ghiaia che invece era stata ripristinata sotto il ponticello pedonale che porta dal Lido verso l'Arzilla, creando un grosso vuoto, cosa che oggi con i tecnici abbiamo cercato di attenzionare al meglio, e domani cerchiamo di capire la strategia per far sì che quel ponte venga ripristinato velocemente, proprio perché al di là ci sono delle attività naturalmente di stabilimenti balneari che sono pronti a partire per la stagione estiva. Sono 370 gli interventi di soccorso effettuati finora dai Vigili del Fuoco delle Marche. La maggiore concentrazione è stata nel Pesarese, dove sono stati svolti circa 150 interventi. Al momento sono in corso operazioni di svuotamento dei locali interrati. Nel Fermano invece diverse frane e smottamenti di terreno hanno causato la caduta di alberi lungo le strade. Purtroppo non sono mancati danni anche alle attività. Il locale atipico Ciavarini è finito di nuovo sott'acqua a causa dell'esondazione dell'Arzilla. Allora sentiamo il racconto del titolare nel servizio di Stefania Bonò. Il tempo non ha dato tregua nemmeno la notte scorsa, aumentando considerevolmente i danni in località Carignano. C'era una volta. Dove Filippo Ciavarini, titolare dell'omonimo ristorante, è finito per la sesta volta in pochi mesi letteralmente sott'acqua. Sono anni che Filippo Ciavarini denuncia il mancato intervento di aiuti per prevenire una catastrofe in parte annunciata. Da quanto tempo non succedeva una cosa di questo genere? Ah beh, noi come allegamenti siamo abbastanza frequenti negli ultimi 20 anni, però così grosso, ecco, era veramente tanto che non succedeva, una trentina d'anni penso, una cosa del genere, 25 anni. Non siete riusciti a prevenirla questa situazione? Noi abbiamo cercato negli anni, perché siamo qui da 350 anni, quindi non è proprio un giorno che abbiamo questo molino, abbiamo cercato sempre di tamponare le situazioni con barriere, con sistemazioni idrauliche, ma non c'è nulla da fare. Il torrente è per carattere suo, per definizione, pieno d'inverno e chiaramente in asciutta d'estate. Quando arriva, arriva. L'unico problema è che arriva un pochino troppo frequentemente e tutto deriva dalla pochissima manutenzione che hanno degli alvei fluviali, che hanno avuto degli alvei fluviali. Da qui a Fano ci sono circa 12 o 13 dighe di 4 metri di larghezza. È ovvio che prima o poi esondi, è una cosa normale. 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, i contadini tenevano mantenuti i corsi dei fiumi antistanti alle loro abitazioni ed erano perfetti, c'era l'erbetta e il fiume scorreva senza problemi. Inondazioni ce n'erano, ma c'erano esondazioni ogni 15-20 anni, ecco, una cosa del genere. Questi da memorie storiche della nonna. Quindi è difficile molto tamponare quello che dovrebbe essere un dato di fatto, cioè il fatto di pulire gli alvei fluviali. Dovrebbero essere tutti puliti, ma... E non sto parlando solo dell'Arzilla, sto parlando di tutti gli alvei fluviali, non sono manutenuti. Ragazzi, è normale che le dighe sono fatte apposta per questi, i castori lo fanno apposta, ma noi purtroppo ne subiamo le conseguenze molto gravi, da come si vede purtroppo. Le immagini sono davvero desolanti e molto preoccupanti per questa attività commerciale, con lo spazio esterno allagato da 1,5 metri d'acqua e fango, per non parlare delle cucine devastate e allagate. L'entità del danno qual è? Mi credi se ancora non riusciamo a capirlo? Perché non siamo riusciti ad entrare dentro nelle cucine. È un disastro. La forza dell'acqua ha sollevato tutti gli strumenti tecnologici che abbiamo noi cuochi, quindi dal forno alle celle di frigorifere, friggitrici, fuochi, tutto le ha alzate e le ha ribaltate. Quindi non sappiamo esattamente se si può recuperare qualche cosa
oppure se si può mettere a posto, ecco, non lo sappiamo ancora, ma è un disastro, perché noi in cucina abbiamo avuto più di un metro e mezzo d'acqua. Un metro e mezzo d'acqua, considerate che l'altezza normale di tutti i piani di lavoro è 90 centimetri, quindi è andata sopra di 60 centimetri, ha inondato tutto. Pensate alle cose che hanno schede elettroniche, che hanno parti elettriche, siamo così, siamo adesso. Non meno importante è la situazione dei cavi elettrici e telefonici, sopra i quali sono caduti tronchi e sterpaglie a danno delle zone limitrofe. Nessuno fa nulla per mantenere in sicurezza né i cavi della luce, né i cavi elettrici, né i cavi telecom, quelli del telefono per intenderci. C'è un palo elettrico con un cavo che fornisce più o meno 20 abitazioni a livello di servizio telefonico. E ci sono due alberi appoggiati, ma non perché questi alberi siano caduti così, perché erano semplicemente secchi dentro l'alveo. Siccome nessuno taglia la legna, nessuno tira via queste pericolosità, perché alla fine sono alberi pericolosi. E insomma, se ti casca una testa, un albero a 16 metri, insomma, lo senti. Si sono fortunatamente appoggiati al palo del telefono. Ma questo sa significare che nessuno, e dico nessuno, cerca di mantenere in ordine e in efficienza l'alveo fluviale. Non gliene frega niente nessuno, purtroppo. Quando penserete di tornare operativi con il locale? Allora, una bella domanda, grazie. Speriamo di farcela prima possibile. Diciamo, io spero che in un paio di settimane di riuscire a essere in piedi. Grazie non tanto alla mia forza, io da solo non faccio niente, tutti i miei nostri collaboratori e tutti gli amici che ci danno una mano. Quindi grazie a tutti ancora una volta, so di spesso e volentieri non ringraziare a sufficienza, quindi lo faccio adesso pubblicamente, grazie a tutti. Danni ingenti sono stati provocati anche agli stabilimenti balneari. A Ponte Sasso è esondato il rio Crinaccio e il mare ha divorato la spiaggia. Siamo ai bagni Alda a Ponte Sasso e come potete vedere la situazione è veramente drammatica. Il mare ha mangiato tutta la spiaggia e noi siamo con il titolare Marco Mastrogiacomi che ci racconta un attimo com'è questa situazione. È tragica perché dovevamo aprire prima domenica scorsa, poi questa domenica, magari riusciamo a aprire il bar se Dio ci aiuta un pochino, però per quanto riguarda la spiaggia siamo messi veramente male perché abbiamo un dislivello di 70 centimetri ma è su tutto il fronte mare, ma non solo, anche a 2 metri qui dall'ufficio, dal bar. Che danni avete avuto ingenti? I danni qui per ripristinare tutto quanto non bastano 15.000 euro per riportare la sabbia come era prima, oltre a questo qua, poi dopo per il resto economici per via del tempo, però quello vale per tutti, lì non si può far nulla. Da quest'altra parte si poteva risolvere con una questione delle scogliere, che è tanto tempo che ce lo dicono, ma sembra che qualcosa si stia muovendo, però è una cosa un po' lentina, diciamo così. E la stessa cosa dell'esondazione del rio Crinaccio è avvenuta a causa sempre del mare che con tutta l'acqua che ha fatto il canale non riusciva a defluire perché il mare entrava proprio dentro il canale del rio Crinaccio, perciò la parte monte si è allagata tutta completamente. E la stessa cosa, tutti gli scolmatori a mare che ci sono qua sono a livello del mare e anziché venire a togliere dei tubi o mettere del collo d'oca si è pensato bene di venire con dei trattori, fare una buca davanti senza pensare che era il mare che copriva i tubi e l'acqua non riusciva a defluire, cioè non siamo noi bagnini che come possono pensare tappiamo i tubi degli scolmatori, ma è proprio il mare, è stata un'incuria. A livello economico i danni quanto possiamo quantificarli? Non ti saprei dire, non è iniziata la stagione perciò siamo proprio azzerati e niente, però da quest'altra parte partiamo da un meno 10 minimo soltanto per fare il ripristino della sabbia. In più non possiamo neanche aprire perché non possono girare i mezzi con le persone attorno, perciò dobbiamo rinviare le aperture, dobbiamo sperare che ci sia la bassa marea per cercare di recuperare qualcosa, sempre che il mare ci dia la possibilità di prendere sabbia da dentro, perché adesso come adesso, ma anche nei mesi scorsi, io mi ero trovato con un'erosione di 12 metri dall'anno prima all'anno successivo, a quest'anno. Avevo dovuto togliere già 50 ombrelloni da adesso, cioè per quest'anno, e adesso così non so neanche se riusciamo ad arrivare a 100-150 ombrelloni. Questo per non aver fatto 400 metri di scogli,
E poi la parte che è proprio fondamentale da coprire è questa proprio di fronte al Rio Crinaccio. Perché? Perché in modo che il canale, il Rio Crinaccio, riesce a defluire quando ci sono queste bombe d'acqua. Invece così cosa fa? Crea problemi di allagamenti dalla parte di là e anche da quest'altra parte. Ci sono stati degli allagamenti, ma fortunatamente mi sono accorto in tempo e l'acqua usciva, ogni ondata che faceva il mare, l'acqua usciva dal canale. E sono andato io a liberare le caditoie per fare in modo che scolasse, altrimenti continuava e andava a finire anche dentro i condomini. C'è un pochino di cura in più, perché se facciamo un giro a vedere le caditoie non ce n'è una che è stappata, sono tutte tappate. E dopo è tutto un cavolo venire poi dopo quando non serve più niente. E ci spostiamo a Cucurano di Fano, dove i residenti di Via Regolo, dopo l'appello lanciato al Comune e a Ferrovie dello Stato relativo al degrado lungo i binari, oggi sono tornati a denunciare la situazione. Infatti, a causa delle forti piogge, la tratta si è trasformata in un fiume in piena. Vediamo. Era il 28 aprile scorso quando in Via Regolo a Cucurano avevamo raccolto l'appello di alcuni residenti e del commissario dell'Udici Fano Stefano Pollegioni per la situazione di abbandono e degrado lungo l'ex ferrovia Fano Urbino a pochi metri dalle abitazioni. Una preoccupazione espressa in realtà per diversi anni dai cittadini che lamentavano un bosco di rovi e serpaglie, habitat di animali anche pericolosi. Ieri lo scenario era questo: con le forti piogge il tratto si è completamente allagato, con l'acqua arrivata nei campi e nei giardini circostanti. Ieri la ferrovia era diventata un fiume in piena. Esatto, come si era già preannunciato, gli era stato detto, pulitela, pulitela, non l'hanno voluta pulire. Ecco il risultato. Che cosa è successo esattamente? Qua hanno ostruito i rami non raccolti, ha fatto la diga, qualcuno si è trovato, non qualcuno, quasi tutti, l'acqua vicino alla porta di casa. Questo è tutto. Poi adesso... il resto poi, il fosso in cima non è stato pulito, è tracimato da lì è entrati nella ferrovia, la ferrovia ha trovato la diga e poi è successo quello che è successo. Insomma, siete stati un po' tutti col fiato sospeso? Sì, delle ore bruttissime, perché dovevamo combattere con l'acqua. Ecco, infatti adesso ricomincia a piovere. Quindi. Appunto, adesso sta ripiovendo, adesso andiamo a chiudere, sperando che non succeda come almeno è successo ieri. Se qui non togli niente a nessuno, la situazione si ripete come quella di ieri, perché l'acqua non ha la possibilità di usufruire giù nella fogna. Perciò, infatti i giardini si sono allagati, ma anche alcune abitazioni, no, all'interno. Sì, l'acqua è arrivata fino alla porta di casa. Con tutta la fanghiglia e tutto quanto, macello. Da quanti anni non viene eseguita una bella pulizia? Sono che sono 5 anni sicuro, poi non ci possiamo neanche permettere di fare qualcosa. Noi qui i rovi li abbiamo tolti tutti noi e non possiamo neanche far più di tanto, perché se ci vede qualcuno ci fa la foto col telefono, insomma abbiamo fatti affari nostri. Io dico solo che ordinaria amministrazione, non è che uno chiede chissà cosa, una pulita, perché quando succedono queste cose e quando puliscono di non lasciare le cose lì, perché insomma se ci arriviamo noi che non siamo competenti, penso che chi ha competenza lo dovrebbe capire insomma meglio di noi. Ecco. Lei era a casa ieri, signora? Sì, ero a casa. È rimasta preoccupata tutta la giornata? Sì, molto, molto preoccupata, anche perché noi siamo qui, cioè il terreno va un po' in pendenza, quindi entrava come di qua, da noi un pochino meno, però insomma sì, la preoccupazione c'era, perché anche l'acqua che veniva giù dal fosso, come trova, no, la discesa, si infila. Ho fatto una paratina con qualche tavola di legno per non farla entrare nel portico, anche perché c'ho piano terra, quindi voglio dire, se mi entra. Noi non chiediamo niente, qui purtroppo non abbiamo la rete fognaria, non abbiamo la metanizzazione, ci hanno portato l'acqua l'anno scorso, l'acqua dell'acquedotto, e quindi insomma magari ecco quel poco di... visto che anche una zona dove tutti vengono a camminare, ci vengono insomma... anche piacevole farlo in mezzo a tutto questo verde, che sia un po' tenuto bene. Solo quello, ecco, vuol dire ordinaria amministrazione, non è che si chiede piani idrogeologici. E questa era la nostra ultima notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire due speciali di CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, dedicati alla zootecnia, in particolare su allevamento biologico avicoli e suini, e successivamente un altro speciale sull'apertura della 44esima mostra del libro per ragazzi a Bottega di Vallefoglia.
L'appuntamento con l'informazione invece torna come sempre domani mattina con la lettura dei quotidiani. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.